Ciao amici e bentornati. Oggi prepariamo una variante del solito accompagnamento pandoro panettone e mascarpone. Utilizziamo gli stessi ingredienti ma creiamo un dolce al cucchiaio. Vediamo insieme che cosa ci serve. Gli ingredienti che ci occorrono per le nostre coppette sono 250 g di mascarpone, 4 cucchiai rasi di zucchero, 2 uova, 4 bicchierini di dimensione che preferite, io li ho scelti di dimensione media, e delle fette di panettone o di pandoro. Aggiungiamo ai tuorli 4 cucchiai rasi di zucchero. E andiamo a montare con le nostre fruste elettriche. Aggiungiamo ora il mascarpone e continuiamo a mescolare. Dopo aver creato la prima crema, montiamo a neve i due albumi. Gli albumi saranno ben montati quando piegando la ciotola non cadranno. Andiamo ora a incorporare gli albumi all'altro impasto. Incorporiamo ora gli albumi all'altro impasto e mescoliamo poco alla volta dal basso verso l'alto. Mescoliamo fino a far sparire tutti i grumi. Cominciamo quindi ad assemblare la nostra coppetta mettendo un primo strato di pandoro o di panettone e a seguire un cucchiaio abbondante di crema. Facciamo in questo modo 3 strati. A parte sbricioliamo a pezzettini dei cioccolatini o dei torroncini e andiamo ad aggiungerli sopra l'ultimo strato della nostra coppetta. Ed ecco pronta la nostra coppetta di panettone e crema di mascarpone. È buonissima. Potete scegliere voi l'altezza. Io come al solito ho abbondato. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Lasciate raffreddare in frigo per un paio di ore e buon appetito. Noi ci vediamo nella prossima video ricetta.